Ciao a tutti ragazzi, io sono Simon Tenerosso e quest'oggi stiamo a parlare di un possibile acquisto della Roma, ovvero Mahrez del Leicester. Sarebbe un acquisto fantastico per me. Per me è il più degno sostituto di Salah. Io all'inizio pensavo che c'erano zero possibilità, ma adesso la trattativa è cominciata a nascere dopo che il Leicester ha rifiutato l'Arsenal. L'Arsenal si è orientato su altri nomi, come per esempio Lemar e Brozovic. Il Leicester chiede 50 milioni di sterline, la Roma non offre più di 40. La prima offerta fu di 35, poi Monchi alzò a 40. Secondo me, se riusciamo a prendere a 40 è un colpaccio, ma lo devi pagare meno di quello che hai venduto Salah, per forza, non lo puoi pagare di più, perché è leggermente più in là con gli anni di Salah. Ho detto leggermente, non è che ha 70 anni e Salah ne ha 10, leggermente più avanti. Secondo me Salah era più forte, ha meno tecnica, è molto più bravo con i piedi Mahrez nel dribbling, magari nelle punizioni. Ammetto è molto più bravo Mahrez, ma secondo me se lo paghi di meno è un colpaccio da 9, 8 e mezzo, 9, perché veramente sarebbe perfetto per sostituire Salah. Se lo paghi di più è un colpo da 7, normale, nella media, discreto. Perché dico questo? Perché fino a quando ti è convenuto comprare Mahrez, dopo che hai venduto Salah alla stessa cifra, Salah l'hai venduto a 42 più 8. Quindi finché lo paghi 45 è 9, se lo paghi 50 è 7, secondo me. Sarei veramente contento, sarebbe secondo me il top player della Roma, più di questo non potevo chiedere a Monchi, e tutti quelli che si stavano lamentando con Monchi e si sciacquassero la bocca di Monchi, perché tutti a dire ha venduto i giocatori, Salah se n'è andato. Anche io mi sono arrabbiato a Salah, però nel video successivo, quello della cessione di Manolas e Paredes, che sono comunque due ottimi giocatori, ho detto date tempo a Monchi. Mi ero arrabbiato di Salah perché è il giocatore che preferivo in assoluto della Roma, era il mio giocatore, era il mio pupillo, se si può chiamare così. Mi piaceva tantissimo e mi sono un po' arrabbiato. Però ho dato sempre tempo a Monchi, nonostante abbia venduto, aveva, ma poi Manolas non se n'è più andato, aveva venduto Manolas e Paredes. Io lo dico, vedete, Monchi sta facendo un mercato strepitoso, lo farà sicuramente. Non vi lamentate, il mercato finisce il 31 agosto e il 31 di agosto avremo una squadra fatta di top player. Non vi lamentate con Monchi. Detto questo, il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Ciao a tutti!